altre parole dovrei dirle io in questo momento e approfitto della sua presenza qui come eminente giornalista, eminente rappresentante Grazie. Della stampa, vice direttore di un settimanale come L'Espresso. Stranamente, accanto a lei io vorrei qui Giancarlo Magalli, anche per alleggerire un attimo il tono di quello che sto per dire, perché non è previsto, non era previsto, lei non lo sa, non lo sa nessuno qui dei presenti. Che succede? Tranne Irene Gergo, ho appena 2 minuti e mezzo, per dire che mi è successa una cosa un po' particolare, un po' strana. E che, non ce l'aspettavamo, devo dire la verità. E che non pensavo di divulgare oggi. Pensavo di aspettare un altro po', però insomma la notizia, voci di corridoio mi hanno dato questa notizia che è vera. Cioè, la notizia non l'hai saputa dai corridoi, diciamo. Voci di corridoio pare che insomma la cosa si sappia, allora si tanto sappia. Vale che la diciamo noi. La vuoi dire tu, la dico io. Chi la dice? Siamo emozionatissimi, scusate, perché anche se noi insomma, scherziamo e ridiamo è una cosa che ci tocca tutti. Nasce un bambino. Nasce un bambino. Ecco. Io penso che fra un po' di mesi e nascerà, se tutto va bene, se tutto va in porto, mi nascerà un bambino. Davanti alle cliniche, le ipotesi, queste cose qui, insomma, di cui i personaggi pubblici sono bersaglio, facile e prevedibile. Ho voluto essere io a dirvelo così, insomma, non tanto tranquillamente, ma insomma a dirvelo proprio direttamente a voi che siete le persone più care che ho, a parte la mia famiglia. E che avranno la possibilità di seguire questo fatto giorno per giorno, fra l'altro. Insomma, diciamo io, la verità, perché zio Giancarlo. Andiamo avanti fino a giugno. Beh, io mi assento qualche giorno. Tutti assenti e ritorni di sabato. Con l'intruso qua. Che è il caso di fare tutto in tempo se un maschio o una femmina. Il bello della diretta o la bella. La bella della diretta. Ecco, il giornalista ha messo. Adesso magari nella seconda parte lei mi dirà che cosa secondo lei, dall'alto della sua esperienza giornalistica, può succedere. Adesso mancano 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Enrica Bonaccorti è riuscita ad invitare l'ospite più piccolo della storia di Pronto Chi Gioca. Prontino Chi Giochino. L'intero staff saluta il cucciolo di Enrica al grido di Piace! Prontino Chi Giochino. Tutti i giornini alle 12:00 Rai Unino. Sapere che vivere dei momenti intimi come quello di cui così si è parlato prima in pubblico già non è facile. Ci sono caratteri e caratteri, il carattere poi si forgia anche, si cambia, si muta anche attraverso il lavoro che uno fa, perché evidentemente essendo un personaggio pubblico da anni a un certo punto anche i caratteri più schivi, e il mio non è fra i più schivi, per carità di Dio, si devono aprire al mondo e al pubblico anche per un senso di dovere, però per favore. Tanto ci sono almeno altri 7 mesi, ci sono almeno altri 7 mesi in cui sentire le battute di Magalli, che già sapeste quante ne ha dette in questa mezz'ora del telegiornale, quella di Russell. Come per me domani? Ah, te la tieni per domani, addirittura è così bella che te la tieni per domani. Irene Gergo vuole per prima, grazie. Sei così felice che sembri il papà.
Zia Irene, tutti zii. Io passo però questo a Enzo Golino, vice direttore dell'Espresso. Grazie Cristina. A Vittoria Cappelli, che ci ha parlato di tutte le sue iniziative di facitrice di idee, di cui l'ultima abbiamo ricordato è stata quella del 3 settembre all'Arena di Verona. Ecco, queste coppe, magari il resto saranno bicchieri di carta, ma l'importante, a me piacerebbe tanto una cosa, se fosse possibile. Se a casa, voi siete a casa, magari a pranzo e dopo pranzo, un bicchiere d'acqua, che poi l'acqua è la cosa più pulita, più pura che c'è, se avete un bicchiere d'acqua e brindiamo insieme, e se mi state vicino anche da casa sono molto felice. Grazie, anche a voi. Dire un'altra cosa rispetto a quello di cui si è parlato prima. Intanto chiedere il conforto di un Enzo Golino, di un giornalista come Golino, e chiedergli un conforto che durante l'intervallo del telegiornale non ho potuto fare, perché sono stata, e ve ne ringrazio, assalita da tutte le ragazze, da tutta la famiglia di questi venti disperati, scatenati del balletto, che mi hanno baciata, hanno dovuto rifare il trucco completamente per farmi tanti auguri. Io ho voluto darvi questa notizia perché comunque la notizia era uscita, era trapelata, la sapeva persino Sebastiano, che è quel fotografo lì che sa proprio, se la sa lui una cosa la sanno tutti, perché veramente se la sa lui la sanno tutti, no, perché la divulga subito. Ma no, è il contrario magari. Sebastiano, quando mi insegui sempre. Zitto. Golino, secondo lei la stampa mi darà addosso, perché così ho bruciato i tempi? L'ho detto subito io. Ma qualcuno certamente sì. Ah sì, sì. Qualcuno certamente sì. Perché io sbaglio sempre con la stampa. No, non si tratta di sbagliare. Io credo che uno dei prezzi del successo sia anche quello di diventare un obiettivo della pubblica opinione. Un obiettivo nel bene e un obiettivo nel male. Senta, io sono un po' confusa oggi, per cui perdonatemi se così mi arrampico un po' con le parole, ma sono realmente emozionata. La Fredda Bonaccorti si è realmente emozionata, perché mi sento con tutti gli occhi addosso. C'è un silenzio in studio che non c'è mai stato. Madonna, fate che un silenzio. Po' di confusione, come al solito, per piacere. Non sono più abituata. Non sono più abituata, sa. Non sono più abituata. Vittoria Cappelli. Vittoria, senti, una domanda proprio alla donna, Vittoria, oltre alla tua professione. Io adesso, sino a maggio, ingrasserò un po'. Devo dire che mi hanno anche detto che ho fatto bene a dirlo, a prescindere dalle voci di corridoio, perché si vedeva, ero troppo... Sì, Irene Gergo fa dei cenni, sì, sono ingrassata, giustamente, sono ingrassata forse anche troppo rispetto al periodo, dovrò tenermi, mangio troppi cornetti la mattina. Secondo te, stamattina 30, secondo te, tu da donna che vedi la trasmissione da casa, sarà un qualcosa in più, un qualcosa in meno, un qualcosa che può dare fastidio? Perché io ho molto rispetto di quelle persone che ci stanno guardando in questo momento. Il fatto che io a un certo punto arriverò qui, perché io fino all'ultimo non me ne vado, fino a quando mi lasciano entrare io entro. Togliete ogni speranza, voi che sperate, ma io qua rimango fino alla fine, perché ci sto molto bene e lo voglio fare nascere bello felice, bello allegro, e questa è la sede migliore. Poi lo voglio partire di sabato, per cui lunedì sono qua. Secondo te, tu donna a casa, come mi vedrai? Con dolcezza, con tenerezza, e questa pancia che cresce mi darà tanta emozione. Mi farà piacere vedere la pancia che cresce, il bambino che diventerà. E buon compagni, mi vuole dire una parola dall'alto? Gianni, zio Gianni. Mi dispiace, ma non... la prossima volta ci starò più attento. Il grande dissacratore. Il grande dissacratore, buon compagno, a
colpito ancora. Vabbè Gianni, d'accordo, non ti chiamo più neanche zio Gianni. Allora, mancano 50 secondi e ancora tanti, soltanto mi servono per ringraziarvi tutti, da Mauretto che vedo oltre le telecamere, a tutto, per tutto il balletto, Deborah Plante, Maria Laura Baccarini, Russell. Mi chiamavi mamma, tu hai visto? A zio Magalli, Irene Gergo, i nostri quattro amici attori, Paolo Ormi, le ragazze del coro, tutte le ragazze che vivono con noi questa meravigliosa esperienza ogni giorno fra le telecamere. Grazie infinito di essere qui, tutto lo staff tecnico dello Studio 4, in cui si vive così bene che succedono cose così belle. Grazie a Enzo Golino, vice direttore dell'Espresso, grazie a Vittoria Cappelli, fattrice di idee. E mancano 6, 5, 4,